Hai detto sono una mamma, tra poco vediamo un pezzettino di una trasmissione dove eravamo insieme, trasmissione 13 anni fa, peccati, tu parlavi di tua figlia perché poi le nostre figlie sono praticamente quasi coetanee. E tu hai detto io sono una mamma protettiva perché è un momento perdersi. Che significa questa frase? Che è un momento perdersi. Sono cresciuta in uno di quei quartieri eccola, difficili. Eccola Giulia. Eccola l'amore di mamma, questa era un po' di anni fa, adesso è un po' più cresciuta. E sono cresciuta in un quartiere molto complicato, dove perdersi era un momento, ma la gente si perdeva più per disperazione che per voglia di provare oppure noia. E poi logicamente lei è cresciuta invece in un ambiente molto più ricco, più protetto, ma allo stesso tempo pieno di ragazzi che si annoiano e non capiscono l'importanza della vita, che la vita è una e va protetta, va tutelata. Quindi provare l'alcol, provare le droghe significa anche non poterne uscire più, perché è un attimo veramente perdersi. Io ho visto morire tanti miei compagni di scuola, ma ripeto, loro lo facevano per disperazione, perché erano obbligati dalla povertà, dal fatto di dover di essere cascati, anche dall'ignoranza, di essere cascati in un tranello. Pensavano di diventare ricchi e invece avevano perso la cosa più preziosa, che era la vita. Perché la droga comunque ti porta a una dipendenza e anche alla morte. Alla morte. Ti porta alla morte, l'alcol, tutto quello che è l'abusare. Esatto, e non ci stanchiamo di dire a loro, ai ragazzi, che non c'è differenza tra droghe leggere e droghe pesanti. Assolutamente no, anche perché ci sono delle droghe leggere che vengono inibite dentro i cristalli per farti assuefare subito. Sì. Quindi farti una canna, se non sai cosa c'è dentro... ci sono tanti ragazzi che sono in stato vegetativo perché purtroppo hanno provato, oppure provato l'ecstasy, capito? Per una volta la pillolina, la droga chimica, non è una volta, quella volta ti è andata male e tu perdi può la vita. Allora, guardiamoci i peccati, eccoci. Io sai che non mi sono più rivista, vediamo. Ho scelto di ritornare in Italia perché stava per nascere mia figlia. E che è il grande amore della tua vita, che è l'unico grande amore della mia vita, è il più importante, poi ne ho tanti, però lei è il più importante. E allora sono ritornata qui perché, avendo girato il mondo, credo che l'Italia sia il paese migliore per poter crescere un bambino felice, perché l'Italia ti offre tanto, ti offre tanti di quei valori che in giro per il mondo invece si sono andati un po' a perdere. E quindi era cambiata la mia vita, poi è cambiata di conseguenza anche la mia carriera, perché sono cambiate le mie priorità. E prima vivevo per il lavoro, entravo, uscivo da un set e non mi fermavo mai. E adesso invece non vedo l'ora di finire per stare accanto a lei. Sì, perché comunque egoisticamente non mi voglio perdere neppure un attimo della sua vita. A parte i capelli. Senti, Giulia studia economia, ma se ti avesse detto mamma voglio fare l'attrice come te, ti avrebbe fatto piacere? Mi avrebbe fatto piacere, però allo stesso tempo mi sarei preoccupata, perché non è più, è diverso, c'è una generazione diversa dove lei è abituata, noi no, noi siamo nate che non c'erano ancora i social e dove il successo veniva conquistato step by step, no? E era la conoscenza, no? Che ti arricchiva, perché tu dovevi andare a conoscere personalmente l'esperienza. E oggi c'è tutto molto più visibilità, c'è spazio per tutti, è molto più democratico ed è giusto così, perché ci sono dei ragazzi che hanno un talento pazzesco che magari non sarebbero mai arrivati a fare un provino e ce la fanno attraverso la visibilità che danno i social, però c'è una conoscenza molto superficiale, pensi di sapere tutto, quindi ti crea un'ansia che sai tutto, però in realtà ti manca l'esperienza delle cose vissute e quindi ti rende molto più fragile. Quello che dicevamo prima, no? Cioè noi imparavamo cos'era l'amore, anche cos'era il dolore, io e te, no? Attraverso i libri, attraverso la letteratura, perché quello è il luogo dove tu impari cosa sono questi sentimenti. Loro hanno bisogno invece di costruirsi un'identità sentimentale. Stefano Pieri, che ne pensi? L'educazione ai sentimenti è un po' il tuo cavallo di battaglia. Ma ne penso che è il tempo che può costruire
la nostra dimensione interiore. Sono estremamente d'accordo nel negare la velocità. Per costruire la professionalità serve un alimento che arriva dall'anima, che arriva dal cuore, che arriva dal tempo e che arriva da ciò che i nostri genitori o le persone che ci vogliono davvero bene possono regalarci. Ma tu che adolescente sei stata? Piena di sogni, io ero un vulcano di sogni proprio. Sognavo, guardavo le lucette lì della... perché sono nata e cresciuta a Messina e quindi vedevo le lucette di Villa e facevo chissà cosa c'è dall'altra parte. Poi ho avuto la Villa fortuna, San Giovanni, di no? Villa San Giovanni. Poi ho avuto la fortuna che i miei fratelli più grandi, 10-12 anni più grandi di me, sono andati a lavorare una a Milano e l'altra a Brescia e quindi ho cominciato a viaggiare e a capire che comunque potevo realizzare dei sogni e ce l'ho fatta piano piano, senza neppure crederci. Ho seguito un destino. È vero che eri molto timida? Timida e timidissima. Dire poco. Ero non so neppure io cosa. Da una parte c'avevo questa spinta di voler cambiare la mia vita, dall'altra parte questo blocco della timidezza che mi ha reso la vita un incubo all'inizio. Ed eri anche una ragazza che, pur bellissima, sempre bellissima, udite udite, non si piaceva. Cioè, ma guarda, no, che è vero, quando sei ragazzina ti riempi, foto bellissime. Ti riempi di difetti. Questo no, nello specifico, ma ora arrivano. Ero piena Giacomo di mi sentivo piena 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 di difetti, ero ma in particolare il seno. Il seno è stato il mio incubo. Poi, perché comunque io volevo fare la modella, capisci? Quindi il sogno infranto dal seno, che non entravo dentro i vestiti, e quindi era un qualcosa dove mi fasciavo, cercavo di camuffare, ho pensato pure di operarmi. Questa è bella però, e poi, ragazzi, questa è bellissima. È bella, eh? Qui eravamo a Taormina, al festival, all'apertura del festival di Taormina. Senti, guardiamo allora questo contributo legato appunto al tuo rapporto con il successo. Guardiamo. Proprio la poesia è il risveglio di quei sentimenti che tanti avevano dimenticato. Questo film ha portato veramente tutto, tutto. Nuda, sei piccola come una delle tue unghie, curva, sottile, rosea finché nasce il giorno. E ti addentri nel sotterraneo del mondo come una lunga galleria di vestiti e di lavori. La tua chiarezza si spegne, si veste, si sfoglia e di nuovo torna a essere una mano nuda. Brava Maria Grazia! Allora, fanno molte curiosità. Matteo Martinetti. Sì, buonasera. Io ho una domanda per lei. Sul suo futuro soprattutto, dove si immagina, dove si vede fra 10 anni, 15 anni? Senti un po'. Beh, sempre qui, sempre a fare le mie lotte, perché comunque c'è ancora da lottare. Penso che il percorso verso una libertà di vita e di vite libere sia lungo, quindi sarò sempre in prima fila. In prima fila. Andrea Pala. Ciao Maria Grazia, hai detto che sei una mamma protettiva, ma io volevo sapere quanto protettiva con tua figlia, che fai, la controlli? Guarda, a distanza cerco di non essere ingombrante, perché già sono una mamma ingombrante, però certo la controllo perché comunque siamo, adesso sta fuori, sta in Canada e quindi io non dormo se non so che è rientrata a casa. Quando va via dico sempre mettimi la localizzazione, perché così almeno vedo dove sei. Sì. Sei sempre in ansia continua, ancora. Sei sempre sì. In ansia continua. Stefano Pieri, è giusto avere questo rapporto? Insomma. Il nostro psicologo. No, che dice? In ansia continua no. Credo che, considerando quello che è stata Maria Grazia, quello che ha vissuto e anche, tra virgolette, subito, senza le virgolette, credo che si possa anche dare a questo punto sicurezza e fiducia. Ma...